pagava bollette, meccanico e foto della prima comunione della figlia con soldi pubblici, indagato per peculato un liquidatore di un'azienda partecipata. Caro bollette, ennesima stangata economica e sociale a carico di cittadini ed imprese dopo 2 anni difficili fra pandemia e guerra in Ucraina. Uno screening oculistico per tutta la popolazione di Linosa è stato avviato dall'ASP di Palermo nella più piccola delle Pelagie. Ad Altavilla si è conclusa la 399esima edizione della festa in onore della Madonna della Milicia. Big match questa sera a Renzo Barbera fra Palermo e Genoa, tra le principali favorite per la promozione in Serie A. Buonasera, seconda edizione di Media News, oggi è venerdì 9 settembre. Pagava bollette, meccaniche e foto della prima comunione della figlia con soldi pubblici, sequestrati 59.000 euro ad un liquidatore di un'azienda partecipata del comune di Palermo, indagato per peculato. I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo d'urgenza emesso alla Procura della Repubblica di Palermo per un ammontare complessivo di oltre 59.000 euro corrispondente al profitto del reato di peculato. Le indagini condotte dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, Gruppo Tutela Spesa Pubblica, hanno consentito di ipotizzare che l'indagato, liquidatore di una società in-house controllata da altra società partecipata al 100% dal comune di Palermo, avrebbe liquidato, utilizzate in proprio favore, somme non dovute. Sulla base degli elementi acquisiti allo stato delle indagini sarebbe emersa una gestione privatistica del ruolo ricoperto al pubblico ufficiale, il quale si sarebbe appropriato indebitamente di rimborsi per la manutenzione di autovetture intestate a lui e alla moglie, l'acquisto di personal computer, servizio fotografico in occasione della cerimonia di prima comunione dei propri figli, pagamento di bollette per la fornitura di energia elettrica e per servizi telefonici in relazione a contratti intestati a lui e ai suoi familiari. Inoltre l'indagato avrebbe effettuato prelevamenti in contanti e disposto bonifici bancari in proprio favore dal conto della società senza alcuna giustificazione. In esecuzione al provvedimento cautelare, successivamente convalidato dal GIP e il Tribunale di Palermo e confermato dal Tribunale del Riesame, sono state sottoposte a sequestro disponibilità finanziarie ad un immobile di proprietà dell'indagato per oltre 59.000 euro, pari alla somma che nel tempo sarebbe stata indebitamente percepita all'indagato, che ad oggi non ricopre più funzioni di rilevanza pubblica. Famiglia, territorio, piccole e medie imprese al centro della campagna elettorale di Maria Grazia Riscifuli, candidata della Democrazia Cristiana alle elezioni regionali del prossimo 25 aprile. Candidata per la Democrazia Cristiana alle prossime regionali, quali sono i punti programmatici della sua candidatura? Allora, i punti programmatici della mia candidatura sono il sociale, la famiglia e la formazione, perché già come attività io mi occupo di questi tre settori. Per cui potrei dire i rifiuti, potrei dire il turismo, potrei dire, ma io voglio iniziare a fare piccole cose ma concrete, quindi vorrei famiglie serene, i ragazzi con la scuola d'obbligo, perché oggi la scuola d'obbligo per molti è un lusso, e la formazione, perché abbiamo bisogno di formare i ragazzi a poter fare attività turistica. Perché la scelta di un partito come la Nuova Democrazia Cristiana? Allora, la scelta della Democrazia Cristiana perché intanto con la Democrazia Cristiana si ritorna a fare la politica vera, quella di una volta, con tanta formazione. E poi perché la Democrazia Cristiana è l'unico partito, è l'unica lista che è stata fatta con i candidati presi dal territorio e non calati dall'alto. Ecco, qual è la differenza allora fra il centro nazionale e il centro invece così come è concepito in Sicilia con la Democrazia Cristiana? Il centro nazionale si identifica in un partito moderato che oggi vuole creare il terzo polo per le persone che non si rivedono nel centro-destra o nel centro-sinistra. Il centro in Sicilia ha il progetto di riportare la politica e di riqualificare i territori.
Cosa intendete lei e il suo partito per sviluppo del territorio? Allora, innanzitutto la riqualificazione e aiutare le medie e piccole imprese in una crescita, partendo già da permettere alle medie e piccole imprese ad aderire ai finanziamenti, perché molte volte le imprese non riescono a presentare progetti per ottenere il finanziamento. Su questa tornata elettorale pesa lo spettro dell'astensionismo, qual è la vostra posizione? Allora, la nostra posizione è quella che, oltre a fare campagna elettorale per i candidati, è quello di cercare di convincere più persone possibili ad andare a votare, indipendentemente dal loro orientamento politico. A Palermo sono stati presentati due tra i candidati di punta del Partito Democratico al Senato e alla Camera, Maria Rita Furlan, ex segretaria generale della CISL, e Teresa Piccione. Dobbiamo innanzitutto parlare alle persone, dare anche delle vie di uscita ai tanti problemi che pongono, come è giusto che sia. La politica deve servire a risolvere i problemi. Il primo tema è quello dello sviluppo per creare lavoro e dare garanzie di lavoro soprattutto ai nostri giovani, i tanti talenti, giovani donne, giovani uomini che troppo spesso dalla Sicilia, dal sud, devono migrare in altri paesi per lavorare. E poi la sostenibilità ambientale, la qualità della vita, la centralità degli uomini e delle donne del lavoro. Quindi per noi campagna elettorale significa questo, costruire un futuro per il Paese. Oggi l'Istat ha diffuso dei dati sconfortanti riguardo l'occupazione a Palermo, Messina e Catania, maglia nera insieme a Napoli. Maglia nera, questo è il primo obiettivo anche del Partito Democratico, al centro il lavoro, i diritti dei lavoratori, il salario minimo, la difesa di un posto di qualità, stabile, sicuro. Sicuro in tutti i sensi, anche nel senso di rimanere vivi, dato che le morti del lavoro e degli incidenti quest'anno sono state devastanti. Quindi un grande controllo sulla sicurezza e un rilancio in tutti i settori possibili del lavoro produttivo in Sicilia. Come convincere le persone a recarsi alle urne il 25 settembre? Dobbiamo tutti convincersi che è una nostra grande opportunità. Un governo che sia estremamente efficiente, che spenda bene i 220 miliardi del Fondo di Ripresa e Resilienza, che riesca a investire e soprattutto nel sud a invertire il grande dislivello che ancora ci separa dalle economie del nord. Il 25 settembre si vota per eleggere il Presidente della Regione, la nuova Assemblea Regione Siciliana e il nuovo Parlamento Nazionale, un giorno davvero importante per tutti i siciliani, un appello alla partecipazione al voto, sostenendo le liste del Partito Democratico, partito che vuole andare avanti, cambiare il paese, cambiare la Sicilia dopo 5 anni di pessimo governo Musumeci che testimonia il fallimento di tutta la destra. Dobbiamo andare avanti insieme in Europa, dando seguito a quanto di buono si è fatto con il governo Draghi, purtroppo un governo che è stato affondato dalla irresponsabilità del Movimento 5 Stelle e anche dalla irresponsabilità della destra. Parliamo di caro bollette, ennesima stangata economica e sociale a carico di cittadini ed imprese dopo 2 anni difficili a causa della pandemia e della guerra in Ucraina. Situazione al collasso secondo le stime di Antonio Cottone, presidente FIPE Palermo. Veniamo da 2 anni di pandemia, a seguire la guerra con un innalzamento dei prezzi e ora questo che è assolutamente incontrollabile, dove può intervenire solo lo Stato. Se a fronte di spese di un minimo di marginalità che era stata non recuperata ma quantomeno si era palesato una ripresa, adesso è tutto assolutamente incontrollabile, non riusciamo a gestire perché non possiamo modificare i prezzi ogni mese. Abbiamo a Palermo l'esempio di più di un locale storico dove da bollette che il 29 aprile venivano pagate per 3.500 euro, lo stesso locale nel periodo riferito ad agosto una bolletta di 27.000 euro. Non è assolutamente né comprensibile né sostenibile e ancora
devono arrivare a settembre quelle con riferimento di agosto. Quindi ha delle rateizzazioni che erano state richieste e molto raramente accettate, adesso c'è un'altra batosta in arrivo. Dobbiamo considerare che poi andremo incontro ad un periodo invernale dove ci sarà sicuramente un abbassamento del numero di turisti che per ora ci stanno leggermente aiutando in termini di incasso, ma anche e soprattutto le famiglie che se prima andavano a mangiare una volta a settimana adesso andranno una volta al mese. Sono numeri che dobbiamo tenere in considerazione perché la luce comunque gira. E considerate anche che noi abbiamo 4 giorni che paghiamo vuoto per pieno, perché nella maggior parte delle attività commerciali di ristorazione, bar o quant'altro ci sono i frigoriferi, che sono quel dato che assorbe maggiormente e che fa alzare la bolletta. Quindi anche quando non lavoriamo avremo dei costi da sostenere. Ricomincia la scuola, ma non mancano le criticità negli istituti, carenza di aula, assenza di servizi in mensa e mancato il rinnovo dei contratti Covid degli insegnanti. Speriamo che l'inizio d'anno scolastico, ma soprattutto un'eventuale impennata dei contagi, non infici poi il corso normale dell'anno scolastico. I presidi, ovviamente le scuole già si sono attrezzate, ma il problema principale che avremo a Messina in questo momento è la carenza di aule, soprattutto di strutture per quelle scuole che saranno interessate dai lavori. Per quanto riguarda il coronavirus, si spera, diciamo, che continui questo trend di discesa dei contagi e delle morti, così potremmo ritornare alla normalità pre-Covid, pre-pandemia. Noi qualche settimana fa abbiamo lanciato, diciamo, un sassolino nello stagno, abbiamo detto agli enti locali, specialmente al comune, perché è diciamo, il proprietario degli immobili degli istituti comprensivi, ma allo stesso tempo al sindaco metropolitano che ha gli istituti superiori. Molti istituti, soprattutto della città di Messina, saranno interessati dai lavori di ristrutturazione con i fondi del PNRR, ma allo stato attuale non ci risulta ad oggi che siano state trovate delle alternative per queste scuole, ma parliamo di scuole veramente grosse, scuole di 1.000-1.500 alunni. Poi c'è il problema della mensa. Io spero che la mensa inizi il prima possibile per dare la possibilità già ai bambini e agli alunni che frequentano il tempo pieno di stare a scuola 8 ore giornaliere, così come prevede la normativa. Ma il problema della mensa non è soltanto l'aspetto proprio materiale del cibo che viene consegnato agli alunni, ma molto spesso in alcune scuole non vengono attivate il tempo pieno perché c'è carenza di strutture per ospitare la mensa. L'inizio dell'anno scolastico, così come gli ultimi anni, è iniziato senza tutti i docenti in classe. Il ministro aveva assicurato il 1° di settembre tutti i docenti, ma ancora in tutta Italia dobbiamo ricorrere a circa 200.000 insegnanti. Se voi pensate che tutti gli insegnanti sono quasi 1 milione, vuol dire che il 25%, il 20% è fatto da precari. L'altra nota dolente è stato il mancato rinnovo dei contratti cosiddetti Covid, sia del personale ATA che dei docenti. Ci siamo resi conto durante la pandemia che la scuola in quel modo non poteva funzionare, che aveva già bisogno di personale. Il Covid ha fatto emergere questa posizione. Adesso invece siamo ritornati in era pre-Covid, ma i problemi sono sempre gli stessi. Purtroppo i dirigenti, basta parlare con i dirigenti scolastici, con chi lavora nel mondo della scuola, il contributo che hanno dato il personale ATA, soprattutto, che è stato, diciamo, preso durante il Covid, e i docenti che sono stati immessi, diciamo, sia di ruolo ma anche i precari, che sono serviti per far funzionare la scuola. Purtroppo da quest'anno le scuole non avranno più queste figure, già giustamente i presidi lamentano la carenza di questo personale. Ripeto che è importante per far funzionare la scuola. Uno screening oculistico per tutta la popolazione di Linosa è stato avviato dall'ASP di Palermo, impegnata nella più piccola delle pelagie, con l'equipe guidata dal dottore Egidio Gonzales. Dottore Egidio Gonzales, responsabile territoriale dell'oculistica dell'ASP di Palermo, 3 giorni a Linosa, con quale obiettivo e con quali attrezzature? Allora,
l'obiettivo è abbastanza ambizioso, cercheremo di visitare tutta la popolazione, abbiamo portato delle attrezzature di altissimo livello, abbiamo anche l'OCT, quindi potremo fare la tomografia, quindi per scrivere tutte le maculopatie iniziali o già in fase evoluta, potremo anche scrinare tutto quello che concerne il segmento anteriore e la tonometria, quindi andare a cercare glaucomi ancora disconosciuti oppure già presenti. Questo ci darà la possibilità di avere un quadro complessivo di una popolazione chiusa come quella dell'Linosa, che poi cercheremo di comparare con un'analoga popolazione della Sardegna. Infatti ci collaboreranno la dottoressa Doga dell'Università di Cagliari per quanto riguarda poi questo secondo screening che faremo successivamente in comparazione con la Sardegna. A chi è rivolto lo screening? A tutta la popolazione. Cercheremo di coinvolgere tutti quanti, anche stasera cercheremo di incontrare la popolazione, di fare capire l'importanza e l'occasione unica di avere queste attrezzature che non sono facili da reperire neanche sul territorio, diciamo, dell'isola della Sicilia. Un uomo di 52 anni con problemi psichici ha ferito la zia con un coltello mentre la donna si trovava in un negozio. È accaduto a Furnari, nel Messinese, dove i carabinieri alcune ore dopo hanno arrestato l'uomo che era fuggito dirigendosi verso la campagna. I carabinieri della stazione di Furnari in provincia di Messina, con l'ausilio dei colleghi della sezione radiomobile della compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto, hanno arrestato in flagranza di reato un 52enne con problemi psichici e già noto alle forze dell'ordine per tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale. I militari dell'arma sono intervenuti presso un negozio di Furnari dove, poco prima, una donna era stata aggredita e ferita con un coltello da caccia dal nipote 52enne. Dopo l'aggressione, l'uomo, in evidente stato confusionale, armato di un coltello della lunghezza di circa 40 cm, si è allontanato per le vie del paese, facendo perdere le proprie tracce in una zona campestre in località Conturso. Sul luogo, per concorrere nelle ricerche del fuggitivo, oltre ai carabinieri della compagnia di Barcellona di Pozzo di Gotto, sono intervenuti a supporto altri militari del comando provinciale di Messina, tra cui personale specializzato quale negoziatore e un contingente dello squadrone eliportato cacciatori di Sicilia, con il sostegno aereo del nucleo elicotteri carabinieri di Catania. L'uomo è stato individuato qualche ora dopo dai militari ancora armato di coltello in una zona di fitta vegetazione nella medesima località. Alla vista dei militari, il 52enne è andato in escandescenza, lanciando il coltello contro i carabinieri che hanno dovuto far uso del taser. Dopo essere stato immobilizzato, è stato sottoposto a visita dai sanitari del 118 e successivamente ristretto su disposizione dell'autorità giudiziaria presso la casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto. La donna invece è stata trasportata presso l'ospedale Fogliani di Milazzo, dove i sanitari le hanno medicato alcune lesioni d'arma da taglio in più parti del corpo, con amputazione dell'ultima falange di un dito e la mano destra. Cerimonia di passaggio di comando dell'aeroporto di Sigonella del 41esimo stormo dell'aeronautica militare. Per me è il primo periodo che faccio nella mia attività di ufficiale dell'aeronautica militare qua in Sicilia. Ho trovato un'accoglienza meravigliosa, un aeroporto, una base che è il fiore all'occhiello, credo, dell'aeronautica militare, un ottimo esempio di tradizione interforze, ma un ottimo esempio di collaborazione multinazionale che sta dando veramente molti frutti. Sarà un impegno gravoso, ma sarà un onore servire e guidare gli uomini del 41esimo Stormo Sidiatom e del comando di Sigonella. A Howard, il colonnello Rivera, ha dato un esempio di come l'azione di comando possa far sì che tutto lo stormo, dal primo all'ultimo dei suoi uomini e delle sue donne, possa ottenere risultati di grandissima rilevanza. Porto via quasi, diciamo, 12 se non 14 anni di permanenza in Sicilia. E, come anche durante il discorso ho avuto modo di dire, la Sicilia, al popolo siciliano, mi ha veramente dato tantissimo. E, a me e alla mia famiglia, ho sempre sentito il supporto delle istituzioni, di tutto il personale, ovviamente anche della base. Io mi sono innamorato di questa terra.
e come il mio augurio, mi sono fatto un augurio da solo in conclusione del mio discorso, di tornare un giorno qua eventualmente a vivere. Da Sigonella, diciamo, per la complessità e per gli attori che vivono su questa base, siamo tutti ovviamente impegnati sul fronte in un modo o nell'altro, quindi non ci si ferma, l'attività è intensa ed estremamente impegnativa. Il cambio di comando non è una cesura, ma è un momento fisiologico di tutta l'organizzazione complessa e in particolare la nostra. È un momento simbolico, carico di significati, ma che tuttavia nulla toglie alla continuità dell'operatività del reparto. Il reparto continuerà ad operare anche con il nuovo comandante, come ha sempre fatto, ed è quello che noi ci aspettiamo appunto anche in queste cerimonie di avvicendamento. Ovviamente per il comandante che lascia è quello che entra, e il significato emotivo, il carico emotivamente è molto sentita la cerimonia, ma l'operatività del reparto rimane imprescindibile e deve essere mantenuta a prescindere dagli avvicendamenti. Cambiamo argomento. Ad Altavilla si è conclusa la 399esima edizione della festa in onore della Madonna della Milicia. Si sono conclusi ieri i festeggiamenti in onore della Madonna della Milicia ad Altavilla. Dopo i festeggiamenti ridotti a causa delle restrizioni imposte per contrastare la pandemia, il carro trionfale, dopo 2 anni di sola esposizione, quest'anno è tornato ad essere trainato dai tori della Basilicata per le vie del paese. La festa è tra le più rinomate della Sicilia occidentale ed ogni anno attira migliaia di devoti e pellegrini che si arrecano al santuario durante i giorni di festa. Ieri la solenne processione del quadro della Madonna della Milicia, la vara su cui troneggia la sacra immagine, è stata portata in spalla dai confrati per le vie della città in mezzo ad una grande folla. Durante il tragitto si è svolta anche l'attesa volata degli angeli, 3 coppie di bambini vestiti da angeli che volano sospesa nel vuoto, legata ad una corda e con una caratteristica cantilena che ha recitato antiche lodi a Maria. Hanno concluso i festeggiamenti a scinnuta del carro trionfale lo spettacolo dei fuochi pirotecnici in piazza Belvedere. Il comitato ha provveduto ad arricchire le giornate con tanti eventi, tamburinari, bande, cabaret e spettacoli musicali in piazza e per le vie del paese, alborate, giochi d'artificio, oltre alle luminarie e alla realizzazione del carro trionfale. All'interno della rassegna Palermo Non Scema Festival, all'isola pedonale del Teatro Agricantus, da questa sera sino a domenica, in scena Atti unici di Madre Vedova, dei comici Pandolfo e Manera. Io il crimine ce l'ho nel sangue! Chi due colesterolo? Tu non a mangiare, ripota! Dopo aver fatto ridere i comuni mortali, Antonio Pandolfo e Marco Manera si cimentano in un'ardua impresa che li porterà sin nell'aldilà. Dopo il successo di Onestamente Disonesti e Chi si salva è perduto, uno dei sodalizi artistici più amati dal pubblico è pronto a ritornare in scena con Atti unici di Madre Vedova. Lo spettacolo è inserito all'interno della rassegna Palermo Non Scema Festival e sarà fruibile dal pubblico presso l'isola pedonale del Teatro Agricantus da stasera sino a domenica alle ore 21:30. Atti unici di Madre Vedova, che già un titolo insomma è abbastanza fuorviante, però si tratta di uno spettacolo con me e con Pandolfo, quindi insomma sicuramente si riderà assai, e sono 2 poveri imbecilli, cioè, voglio dire, non è che è un bel complimento che mi faccio, 2 poveri sprovveduti, diciamo così, che si trovano per caso nel limbo. E quando arrivi nel limbo che devi fare? Devi scegliere, intanto devi sostenere un esame per capire se puoi entrare in paradiso, e se no devi andare all'inferno. Ma c'è una terza possibilità che io non vi posso svelare, e noi sceglieremo proprio questa terza possibilità, e sarà un completo disastro, ma disastro comico però, stiamo attenti. Ormai con Marco Manera siamo tipo Sandra e Raimondo, cioè ormai quando si tratta di fare qualche commedia ci diverte molto lavorare assieme, cerchiamo di far divertire la gente, tanti spunti per ridere, tanti tanti, poi con Manera è uno spasso. Il genio del crimine, non siamo cosa di fare rapine, non male. Mutamenti al Teatro Libero di Palermo, la nuova stagione tra produzioni internazionali, teatro, danza e spettacoli per famiglie. La 55esima stagione è in programma dal 27 ottobre fino a maggio 2023.
Produzioni internazionali, drammaturgia contemporanea, teatro, danza, teatro fisico, si chiama Mutamenti, il progetto della 55esima stagione internazionale del Teatro Libero di Palermo, al via il 27 ottobre con spettacoli fino a maggio 2023. Un viaggio che rilegge autori e drammaturghi come Calvino, Dostoevsky, D'Arrigo, Euripide, Shakespeare e che ai classici unisce una forte attenzione ai drammaturghi viventi e a giovani creatori, autori dalle molteplici espressioni artistiche. La 55esima stagione internazionale che inizierà il 27 ottobre con due progetti, un progetto internazionale che viene dalla Francia con origini iraniane, Kafka, un lavoro di danza contemporanea performativa ispirato alla metamorfosi di Kafka di una compagnia francese Orient Theatre che è sostenuta dall'Institut Français all'interno del progetto La France Scena saranno 16 titoli più gli 8 titoli per il progetto Un'isola di teatro dedicato alle famiglie con un secondo appuntamento internazionale con la Spagna, Fil d'Arena a febbraio, Costa a Costa, sempre teatro danza e poi diversi progetti legati soprattutto alla drammaturgia contemporanea e un attraversamento degli autori anche classici, da un ripensamento e un omaggio a Stefano D'Arrigo, Victor Hugo con la presenza del Mulino d'Amleto, Frosini Timpano con la drammaturgia contemporanea di David Lescaut e tanti altri titoli destinati a pubblici di diverse età e con diverse forme di abbonamento. Matrimonio clandestino a mezzanotte! Quest'anno si ritorna sostanzialmente a due anni fa, pre-pandemia, con una stagione da settembre a maggio, con diverse formule di abbonamento che consentiranno appunto una fruizione trasversale all'interno della stagione. Ma c'è una novità, non è una novità dell'ultimo anno, è una novità delle stagioni precedenti la pandemia, cioè le anteprime. Inizieremo il 15 settembre con un progetto, una nostra produzione, sono tantissime le produzioni di quest'anno, e il progetto d'inizio dell'anteprima è un progetto molto importante perché è il progetto vincitore di Viva Real Italiana, che è un bando del Ministro degli Esteri ed è Difficult Lovers, un omaggio a Italo Calvino attraverso il linguaggio del teatro danza del coreografo Eugeni Kozlov, un'idea, un progetto che ho curato io personalmente che vedrà in scena quattro performer danzatori che omaggeranno la figura di Italo Calvino dedicando il progetto ad alcuni dei suoi romanzi e ai racconti degli amori difficili. La stagione di quest'anno tra l'altro è dedicata a un tema, il tema è mutamenti, mutamenti legati al periodo che abbiamo appena trascorso, mutamenti legati ai linguaggi della scena che cambiano, che sempre di più diventano ibridi, mescolano i vari generi e il nostro obiettivo, la nostra missione è quella di avvicinare il pubblico ai nuovi linguaggi e consentire loro di avviare un percorso che attraversa spettacoli di diversa natura, tutti che hanno un focus che è quello dell'autorialità. Per concludere lo sport, il calcio, big match questa sera al Barbera dove il Palermo di Corini riceve il Genoa, tra le principali favorite per la promozione in Serie A, 11 iniziale nel segno della continuità. Il Palermo cerca l'immediato cambio di rotta. Le due sconfitte consecutive contro Ascoli e Regina, con 6 gol subiti, bruciano parecchio, soprattutto alla tifoseria. Ma contro il Genoa questa sera, calcio d'inizio alle 20:30, servirà una vera e propria impresa. La squadra di Blessin rappresenta una delle protagoniste annunciate della Serie B di quest'anno e dal Renzo Barbera scenderà in campo con l'obiettivo dei 3 punti. I rosanero dovranno lasciare alle spalle le incertezze difensive delle ultime uscite ed il tecnico Eugenio Corini ha assicurato di essere al lavoro per dare ai rosa il migliore assetto nel più breve tempo possibile. Nella gara fra i bomber Brunori e Coda, i rosa manterranno lo stesso 11 iniziale della sfida di Reggio Calabria con l'eccezione di Marconi che in difesa prenderà il posto dello squalificato Bettella. A centrocampo rimarrà ancora fuori Bro con la conferma del terzetto Segre, Stulaz, Saric. In avanti Brunori, Di Mariano ed Elia con l'ipotesi di reinserimento di Valente. Le parole di Corini nella presentazione della sfida. Ma il lavoro quotidiano sicuramente aiuta ed è lo stimolo che sto dando ai giocatori perché abbiamo sempre partite ufficiali, non è una costruzione normale di un ritiro, è qualcosa che ci mette tutte le settimane a avere delle verifiche che contano punti
lo stato emotivo che deriva da una sconfitta è sempre pesante da assorbire, dunque abbiamo la piena consapevolezza che ogni allenamento, ogni riunione video, ogni stimolo emotivo può essere frutto per fare un percorso di crescita comune, costruirci una nostra storia che è fatta in maniera particolare per come è nata, come si sta sviluppando, ma tutto il tempo che abbiamo a disposizione dobbiamo sfruttarlo al meglio. E voglio vedere ogni partita dei miglioramenti che possono portare a dei risultati o comunque a prestazioni che fanno capire che la strada che abbiamo iniziato a percorrere insieme può avere uno sviluppo positivo e sicuramente ci sarà sempre anche la ricerca del risultato in ogni gara che andremo ad affrontare. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento di serata, arrivederci.